Nella notte si è spenta ad 84 anni Cesare Maldini, bandiera del Milan con cui ha vinto 4 scudetti. Nel 1963 ha alzato da capitano la famosa Coppa dei Campioni vinta contro il formidabile Benfica di Eusebio. È stato il vice di Berzotta ai vittoriosi mondiali di Spagna 82 ed ha poi portato gli azzurrini dell'Under 21 a 3 successi europei. Omicidio nel Cuneese, un uomo di 55 anni è stato ucciso nella sua abitazione colpito da numerose coltellate. A trovarlo riverso per terra in fin di vita è stata la sua compagna. Sul delitto indagano i carabinieri della compagnia di Alba che hanno fermato per omicidio il figlio della donna. Sarà solo parziale la riapertura dell'aeroporto di Bruxelles, oggi i primi 3 voli verso Faro, Atene e Torino. Nel frattempo continuano i disordini nella capitale, sono stati circa un centinaio i fermi disposti dalla polizia belga per disperdere gli assembramenti pro e antirazzisti che erano stati vietati alla vigilia. Non ho favorito mio marito ma ho dato una notizia nota, così scrive in una lettera l'ex ministro Guidi che insieme a Maria Elena Boschi sarà ascoltata dai PM di Potenza. Nell'inchiesta sarebbe indagato anche il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio De Giorgi, che si dice sorpreso ed amareggiato. Non ci manderanno a casa, così ha replicato il premier Renzi alla mozione di sfiducia annunciata dal Movimento 5 Stelle ed opposizioni. Andremo in Parlamento spero prima possibile, ancora una volta il Parlamento potrà mandarci a casa se vorrà, ma non credo succederà, con noi le cose sono cambiate, ora per telefonate inopportune ci si dimette. Si è spento a New York all'età di 83 anni Lorenzo Gatto Barbieri. Il celebre sassofonista è stato compositore delle musiche di Ultimo Tango a Parigi. Era nato a Rosario in Argentina e nella sua lunga carriera aveva registrato 35 album oltre a molte collaborazioni con vari artisti. Nonostante una spettacolare scivolata è Marc Márquez a segnare la pole position nel Gran Premio di Argentina. Secondo un ottimo Valentino Rossi, Jorge Lorenzo terzo chiude la prima fila, seconda fila con l'altra onda di Dani Pedrosa davanti alle Ducati di Dovizioso e Iannone. Incognita meteo e gomme con la Michelin che ritira per precauzione le medie dopo l'incidente di Redding. Al Gran Premio del Bahrain pole position record del circuito per Lewis Hamilton davanti all'altra Mercedes di Rosberg per soli 77 millesimi. Bene le Ferrari, seconda fila per Vettel e Raikkonen. La macchina va bene in ogni zona del circuito, ora dobbiamo migliorare noi, le parole di Sebastian Vettel in conferenza stampa. Il Real Madrid vince a sorpresa il Classico, una rete di Ronaldo fissa sul 2-1 il risultato finale a favore delle Merengues. In Premier League successo per 4-0 dell'Arsenal sul Watford che tenta così di tenere viva la rincorsa al titolo. Tottenham fermato sull'1-1 a Liverpool. Oggi il Leicester in casa con il Southampton ha la possibilità di portarsi a più 7 a sole 6 giornate dal termine. Successo del Sassuolo a Carpi per 3-1, la squadra di Di Francesco si avvicina così al sesto posto. Non si ferma la Juventus che batte un sempre volenteroso Empoli per 1-0 con una rete di Mandzukic. Si attende ora la risposta del Napoli impegnata ad Udine, Lazio-Roma, Fiorentina-Sampdoria ed Inter-Torino in match validi per la sfida del terzo posto. Ampi spazi soleggiati al centro-sud, specie dal pomeriggio, ancora variabilità al nord con tendenza al peggioramento, locali fenomeni in arrivo in serata su Alpi e Prealpi, mari generalmente mossi.